Bentornati sul canale. Notate innanzitutto qualcosa di diverso dal solito? No, taglio tattico, perché veramente dopo 2 anni che non mi facevo tagliare i capelli era giunto il momento e voi non avete idea di come mi senta leggera, libera. Avevo i capelli che mi arrivavano praticamente quasi al culo, quindi erano ingestibili, non avevano più una loro forma. Adesso sembro un cocker appena lavato perché sono tutti mosci anche dall'umidità, dal caldo, perché io non so da voi, ma qui a Ravenna, fuori in campagna, si soffoca, si muore. Però sono andata sabato a farli tagliare e con il ferro che fa i boccoli erano tutti belli. Dietro sono corti e sono un po' più lunghi e scalati davanti, erano tutti belli boccolosi. Devo comprarlo anch'io, l'ho trovato su Amazon, l'ho già messo in wishlist, farò l'acquisto del mese e mi comprerò la piastra, il ferro che fa i boccoli, ecco, soprattutto se devi uscire, devi andare da qualche parte, Cioè, così veramente è la modalità casalinga disperata, anzi, prima li avevo anche tirati su col ciappino, vabbè. Mi perdonerete, scusate se non mi sono più fatta viva in nessun angolo del globo terracqueo, proprio nessuno per le mie notizie, ma non sono stata molto bene, ho un'allergia a qualcosa in atto, sono sotto cortisone e antistaminico, ho le analisi del sangue a metà settembre, prenotate, ho cominciato tutta la trafila delle visite dall'otorino, dall'allergologo, mi hanno prenotato un botto di analisi, di test, eccetera, sono stata parecchio male, adesso mi vedete, parlo anche abbastanza bene, ho il naso sempre un po' tappato, però col cortisone tutto, diciamo che respiro. Ho passato 2 settimane di inferno perché tra il caldo, che siamo arrivati a 40 gradi, questa allergia che non capisco da che cosa possa essere dovuta, non riuscivo proprio a respirare, starnutivo in continuazione, mi lacrimavano gli occhi sempre gonfi, vabbè, comunque sono volando su questi aspetti poco piacevoli, comunque adesso va meglio, però appunto, ripeto, sono sotto antistaminico e cortisone da 3 settimane, quindi per forza che va meglio, se dovessi smettere la cura ricomincio tale quale a prima, perciò devo farla per 2 mesi interi, filati, e poi aspettare i risultati delle analisi e se non trovano nulla fare altre analisi. Quindi io spero di vedere prima o poi la luce in fondo al tunnel, perché mi scoccia parecchio dovermi sottoporre a tutti questi test, questi prelievi del sangue, eccetera, però d'altra parte c'è sempre chi sta peggio di noi a questo mondo e non ci lamentiamo troppo. Quindi adesso sapete anche il motivo per il quale non ho pubblicato nulla, non ho caricato video, non mi sono fatta vedere e anzi chiedo scusa per il fatto di non aver risposto a tanti commenti, a messaggi che mi sono arrivati, sto cercando di recuperare un po' il tempo perso, quindi vi chiedo perdono, arrivo a rispondere a tutti, datemi tempo, proprio. Guardate, davvero, tra il caldo, gli starnuti incessanti, non respirare, avevo anche pochissimo appetito, proprio poi il cortisone ti sbalestra, quindi vabbè. Il cane ha preso la dermatite, quella aggressiva, profonda, in profondità, quindi anche lì stiamo correndo avanti e indietro dal veterinario da 3 giorni, antibiotici, pastiglie, ogni ora devo fare la medicazione, basta, basta. Ma è l'estate, io odio l'estate, odio, per me fosse autunno e inverno tutto l'anno sarebbe l'ideale. Da settembre fino a marzo. Bene, torniamo a bomba noi, finalmente carico la seconda parte del video dedicato alla montagna di regali creativi con cui mia suocera mi ha sommerso, penso 2 mesi fa ormai, quando siamo stati sull'ultima volta. Il video precedente, quindi la prima parte del video, la trovate sempre nel mio canale, non mi ricordo se l'ho messa in qualche playlist, non credo, comunque 2 video fa, più o meno. Poi magari vi metto il link giù nell'info box, così è più facile, è più immediato andare a risalire al video in questione. Dicevo, la prima parte era tutta concentrata sui filati che mi ha regalato, veramente una montagna di filati, di lane, di mistilana, cotoni, ferri, uncinetti. Questa parte invece è dedicata a pizzi, merletti, nastrini, applicazioni per il cucito creativo e riviste creative. Tengo a precisare, mia suocera mi ha detto, se non prendi tu questa roba, io la butto. Ok, io sono contro gli sprechi fondamentalmente per tutto quello che riesco che posso. Tante di queste cose, francamente, non ho idea di cosa farne. Però mi sembrava veramente brutto buttare via.
Piuttosto regalerò un po' di roba, quella che non tengo sicuramente la regalerò a qualcuno che ne farà buon uso. Parte lignea. Allora, mia suocera mi ha regalato, tra l'altro è tutta roba che costa, quindi doppiamente dispiaciuta del fatto che sarebbe potuta finire in discarica questa roba. Sono applicazioni, decorazioni in legno. Da dipingere, da decorare in vari modi, io non ho idea di cosa farci. Anzi, se voi avete invece qualche idea creativa per la mente, qualche suggerimento da darmi, scrivetemi, illuminatemi. Queste due applicazioni piatte, queste due sagome di legno a forma di cuore, questo cuore con il suo piccaglino, il suo legaccino, cordino. Questi cuori, sempre basi in legno, piatte, di varie dimensioni. Poi, due di queste decorazioni da appendere, sempre a forma di cuore, in legno. Una l'ho appesa alla maniglia della porta del mio studio e l'altra è questa. Queste forse anche sull'albero di Natale potrebbero starci, no? Ma sono troppo grosse, no? Non le metto sull'albero di Natale. Sull'albero di Natale magari potrebbero andare questi tre cuori di legno. A lei, mia suocera, aveva vissuto un momento particolarmente shabby. E vi dicevo già nell'altro video che lei è sempre stata una paciugona, una donna molto creativa, molto prolifica di idee creative, di cose. Lei faceva Biedermeier, teneva anche dei corsi tanti anni fa, prima che io conoscessi Michele. Ha sempre sferruzzato, ha sempre perlinato gioiellini, cose. A casa mi ha detto che ha ancora tutto il materiale creativo per perlinare e mi fa: lo vuoi? Te lo do. E io: oh santo cielo, aspetta, vediamo un attimo, perché io ormai ho il mio studio che è ingombro. Tra l'altro, lì vedete una massa nera informe. È uno scampolo di 4 metri di lana blu che mi ha dato una mia amica perché le confezionassi un caftan da rievocazione storica. E quindi adesso devo fare il cartamodello e poi tagliare la stoffa, tirare fuori la macchina da cucire, eccetera. Quindi ho roba sparsa ovunque e voi non vedete il casino che c'è qua davanti a me. Quindi questi tre cuori decorativi, anzi quattro, quattro cuori da appendere da qualche parte. Magari all'albero, adesso vediamo. Tra l'altro sto lavorando un botto a punto croce perché sono in fissa con i ricamini di Natale per l'albero. Aiuto, mi sta cadendo tutto. E niente, quindi scusate il frangusto. E quindi ho roba davvero ovunque, ovunque, fra un po' anche sul soffitto. Poi scatola con etichetta Pizzi. Allora, qui ci sono tutte, io non so come si chiamino, passamanerie, applicazioni per lenzuola, per tende, sono tutte in cotone al 100% e sono quei pizzi tutti traforati da applicare appunto a complementi di arredo tessile che già avete, lenzuola, federe, tende, tendaggi, asciughini, chi più ne ha più ne metta. E ce ne sono davvero tanti, anche questo, guardate che bel color salmone, bellissimo. E li avrà anche pagati un occhio della testa perché costano tanto comprarli. Anche questo color sabbia. Spero che la luce sia abbastanza decente. Ieri ancora pioveva. Oggi è tornata l'afa, lungo. Poi vado abbastanza veloce perché ho tanta roba da mostrarvi, quindi non mi dilungo troppo. Quest'altra applicazione. Questa piccolina. Allora, queste, anche questa che sembra fatta all'uncinetto, questa è fatta all'uncinetto? No, non lo so, no, non credo, però sembra, assomiglia molto. Queste applicazioni, volendo, io potrei trovare un impiego perché ho in mente di creare delle decorazioni per la casa, per Natale, in stile appunto country, shabby.
trovate tutte su una rivista natalizia creativa, non di quelle che mi ha dato mia suocera, una che avevo comprato io l'anno scorso, e poi l'anno scorso non ho fatto in tempo, con tutto quello che è successo, insomma, non avevo avuto tempo di fare alcunché. Quest'anno invece, visto che mi sto muovendo con grande anticipo sulle cose per Natale, per l'albero, ho intenzione di produrre un po' di cosine di cucito creativo, eccetera. Poi questa striscia di cotone 100% molto bello, già cucita, già pronta così. Volendo potrei farmi anche un coprifornio. Non lo so. Devo scartabellare un po' tra le riviste, qualcosa lo trovo. E identica, ancora impacchettata, un'altra striscia identica a questa. Anzi, le metto assieme perché insomma. A queste c'è ancora il prezzo, Home Collection 5 euro l'una, quindi insomma costano. Vabbè, non facciamo caso ai miei modi da Conan il Barbaro. Bene, qui c'era poca roba, ma perché il grosso è nell'altra scatola. Pizzi! Allora, qui veramente entriamo nell'apoteosi. Qui ci sono tutte applicazioni e decorazioni per il cucito creativo, eccetera, passamanerie soprattutto, pizzi, pizzi, pizzo sottile. E tanti sono della stamperia, quindi hanno anche dei costi abbastanza notevoli, cioè questo costa 3,40 euro, c'è ancora il prezzo dietro. Merletti, pizzi e merletti. Poi questa è veramente molto carina, adesso la apro e quasi quasi la metto sulla porta della camera da letto. Guardate, molto, ancora nuova, è con l'etichetta, adesso poi la stacco. Guardate che meraviglia, molto in stile provenzale, francese, con scritto su chambre ricamato. Bella, molto bella. Questa la tengo fuori che poi la metto, mi piace. Poi della stamperia un sacco di, vediamo chi facci male, caviamoci un occhio. Pizzi e merletti. 3 euro l'una, 3 euro, 3 euro, mamma mia che prezzi, 2 euro la farfalla, sono praticamente delle applicazioni appunto in pizzo. Un fiocchetto, altri fiocchetti, una farfalla, non so se ci sarà il riflesso della luce sulla plastica, in tal caso scusate. Altre applicazioni, sempre stamperia, c'è questo pizzo fiorito. Tutto a fiori, mi dispiace anche tirarlo fuori e aprirlo perché sono ancora impacchettati, però sono tipo dei gigli, più o meno, assomigliano a dei gigli, comunque dei fiori, delle roselline con un diamantino, un brillantino al centro, pizzo fiorellini, 3,50 euro, ma dimmi te, tutta roba ancora impacchettata, altre roselline, quindi altra coppia di roselline. Mi trema la mano, accidenti. Pizzi, pizzi, pizzi e merletti. Poi c'è questa applicazione, questa decorazione in feltro a forma di campo di tulipani. Questo per decorare un cestino, non lo so, vedremo. Poi cuoricini in pizzo. Altre roselline, non avevo ancora tirato fuori nulla. Poi un rocchetto di filo lamé, questo lo tengo da parte che potrebbe tornarmi utile. Un angioletto in paillette, molto kitsch, non è il mio stile proprio. È un angioletto da appendere nero di paillette che non ci azzecca nulla con tutto il resto. Poi qui abbiamo sempre delle passamanerie, questo è in cotone, sempre penso per bordare qualcosa. Poi sistemo tutto bene, catalogo. Poi abbiamo dei nastri, 5 metri, 5 metri, questo è aperto, sono dei nastri di organza tipo. Quelli lì mi sarebbero stati utili 2 anni fa quando ho fatto le mie bomboniere del matrimonio, che le ho fatte io tutte, ciascuna. A mano, cuoricini, altre applicazioni, ma dimmi te quanta roba. Anche qua ci saranno dentro 200 euro di roba con quello che costano. Altri pizzi angolari,
fiori, fiorellini uguali. Questi sono tutti e tre uguali, sono dei nastri, sì, sempre fiocchi, fiocchi in pizzo, scusate. C'ho il pizzo che mi esce dagli occhi. Poi, molto bello anche questo, tutto traforato, un'altra pasta manneria. Grigio canna di fucile, tutta traforata, molto bella. Però cosa ne faccio? Cosa ne faccio? Non so neanche dove metterla. Nera, poi c'è nera, due bobine nere. Potrei usarle tipo come collana. Non lo so, beh, un utilizzo ci sarà sicuramente. Un pizzino piccolino piccolino, questo mi sarà molto utile per le decorazioni che ho in mente per l'albero di Natale. Poi abbiamo, non so quanti metri, c'è anche uno spillo, della MB. 2,20 € al metro, non so quanti metri ci siano su, ma è questa passamaneria, questo pizzo, questo bordo di pizzo. Anche questo mi sarà molto utile. Merletto, altro. Un altro bordino di questi, bianco. Blu a onde. Rosso a onde. Dai, rosso e bianco, rosso e panna per Natale vanno benissimo, il blu. Poi c'è la bobina, sempre con un nastrino. Altri fiocchi. Questo è ancora in cellofanato, impacchettato, cotone mercerizzato, pizzo tombolo. Confido sempre nel fatto che riusciate a vedere anche con il riflesso, comunque è un altro nastrino in pizzo. E poi molto bello anche questo, praticamente sì, quasi molto simile a quello panna, è questo rosso, leggermente diverso il motivo, però più o meno ci siamo. Bene, la scatola di pizzi e merletti è finita, andate in pace, ma non ancora, aspettate un attimo che vi faccio vedere adesso le riviste creative. Prendo un momento, sistemo tutto questo casino e torno. E rieccomi tornata, non vi fate ingannare. In realtà io ho buttato qui di sotto tutti i pizzi e i merletti di prima, perché mi ci vorrà almeno un'ora per sistemare tutto e trovare una collocazione per ogni cosa. Passo ora col mostrarvi le riviste creative che ho già selezionato nella montagna di quelle che mi aveva dato mia suocera, perché in realtà lei voleva disfarsi di circa una cinquantina di riviste. Miste tra cucito creativo, bottega delle idee, casa mia, le idee di casa mia e altre. Io ho preso soltanto quelle che mi interessavano, perché tenermi montagne di carta in casa tanto per, anche no. Quindi in realtà non sono tantissime, però la maggior parte sono su idee per il Natale, Natale creativo. Però c'è anche qualcosa di cucito in generale, così. Prima rivista, cucito creativo, facile cucito creativo, maggio 2017, sono abbastanza vecchiotte come pubblicazioni. Ed è questo. Se per caso, intanto che vi mostro giusto le copertine di queste riviste, trovate qualcosa di vostro interesse che vi incuriosisce, fatemelo sapere, scrivetemelo che non appena posso girerò un video focus appunto sullo sfogliare la rivista in questione. Credo che abbiate capito il senso di quello che volevo dire. Poi, sempre su argomento cucito creativo, cani e gatti, I Love Pets, Fantasy Work di Eleonora Diana con cartamodelli allegati. Molto carino. Ho trovato, eccolo qua, ma guardate che meraviglia, che bel fermaporta. No, non è un fermaporta, segnaporta, che fermaporta, non è un fermaporta, scusatemi. No, ma è caldo qui dalla capoccia. Che bello, mi piace tantissimo. Io ho cane e gatto nero, più l'altra gatta bianca e grigia, quindi volendo uno a seconda del colore del pelo dell'animale che ha in casa, nel proprio animale da compagnia, può personalizzare e modificare, ovviamente. Bello, questo mi piace molto. Poi
Poi, sempre cucito creativo, Casa in Rosso di Magie di Lucia. Poi, vediamo se c'è qualcos'altro che non c'entra nulla con il Natale, perché poi le altre sono tutte appunto dedicate al Natale. Ok. C'è quest'altra rivista, Creare Speciali, un mondo di fantasia. Ci sono tutte applicazioni e decorazioni e portaoggetti in feltro, patchwork, cotone, casettine, bamboline. Poi, questa è la bottega di Elisa. E questa sfogliando mi era piaciuta molto e l'avevo inserita nel gruppo delle riviste che mi sarei portata a casa perché è dedicata al tema mare. Tempo di mare, con tutti i cartamodelli inseriti all'interno, decorazioni d'ambiente, filo, stoffa e fantasia. Molto molto bello. Questo, un pannello di ispirazione marina, tutto fatto con cotoni, pannolenci, molto molto bello. Poi, ultima rivista non dedicata al Natale, copriletti, portaoggetti, borse e accessori, Il mio cucito, speciale lino, quando il gusto francese fa la differenza. Qui è tutto dedicato al lino, è del 2015, quindi sono riviste che sicuramente non si troveranno più. Ecco, io ho aperto la pagina e guardate, sembra il mio Loki. Il mio Loki, cartamodelli, sì, gli potete fare delle borse, dei tessuti per la cucina, eccetera. Bene, passiamo al Natale. Sono anche le riviste di cucito creativo, pannolenci, feltro, più belle secondo me, cioè ci si può veramente sbizzarrire. Sempre di La Bottega di Elisa, rivista natalizia. Filo, stoffa e fantasia, sempre con i cartamodelli, tempo di regali, ci sono tutti articoli per arredare la casa per il Natale. Però sempre molto belli, molto raffinati, guardate un paraspifferi. Sempre La Bottega di Elisa. Sì, no, è un altro numero. Ok. Perché hanno la copertina molto simile, guardate, sembrerebbero uguali. Così, ma poi guardando bene, sempre La Bottega di Elisa, Il mio cucito, Natale parisienne con i cartamodelli, e ci sono dei progetti che sono uno più bello dell'altro, secondo me. Sono veramente belli. Alberellini, sono delle applicazioni. Belli, belli, belli. Tantissime idee. C'è un pannello. Aspettate che è quello che c'è in copertina. Beh, gli alberi di Natale decorati, guardate che meraviglia, stupendi. C'è un progetto che è molto bello, è un pannello. Ah, guardate, gatti. Devo fare qualcosa, devo fare. È che ci vuole tempo, eccolo qua. Questo pannello. Ah, scusate. Oggi mi scappa tutto dalle mani, non ho idea del perché. Ultime due. Allora, cucito creativo facile o facile cucito creativo. Qui c'è un misto, c'è un po' di roba per il Natale e no, e per la cucina. Poi, ultima rivista, idee sul filo della creatività. Anche questo 2013, andiamo indietro di mo', di parecchio, e la rivista si chiama Cucire. Anche questa dedicata tutta a Natale, quattro progetti veloci, quattro lavori per quattro weekend, quindi un lavoro a weekend, molto carino come idea. Il portapanettone, bello il portapanettone. Bene amici, posso concludere qui questo video perché ora finalmente vi ho mostrato tutti i regali creativi che mi ha fatto mia suocera.
riviste comprese. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto un commento, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più di quello che vi ho mostrato. So che sicuramente le riviste, le applicazioni, le basi in legno non eguaglieranno mai la munificenza, la magnificenza delle lane, dei filati che vi ho mostrato nello scorso video, però anche qui veramente c'è tantissimo materiale creativo di qualità. E sicuramente un po' di cose le regalerò, però altre le terrò e le farò fruttare, le sfrutterò, le userò. Dunque, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio tantissimo come sempre per essere stati in mia compagnia anche oggi e per aver sopportato i miei deliri da afa, da caldo. Adesso stoppo, carico il video, chiudo tutto, mi barrico in casa e accendo il condizionatore. Ciao, a presto!